il Natale, le giornate coi parenti, giocate a carte, i lunghi pranzi, le cene, i regali. Sì, a proposito di regali, oggi parliamo proprio di quello. Nello specifico dei regali brutti. Perché signori, non prendiamoci in giro, almeno una volta nella vita, tutti, dico tutti, abbiamo ricevuto quel regalo di dubbia utilità. Quell'obbrobrio, quell'aborto che avremmo voluto tanto scaraventare in faccia a chi ce l'ha regalato, ma non potevamo perché il buon senso civico, civile ce lo impediva. Perché sì, la frase ricorrente è conta il pensiero, ma davanti a certi aborti, obbrobri, sarebbe meglio non aver ricevuto niente. E visto che siamo vicino a Natale, perché appunto domani è la vigilia di Natale, io sto montando questo video oggi che è il 23, perché così almeno ce l'avete preciso lo special natalizio per Natale, così domani sera, mentre siete lì che aspettate di aprire i regali, prima di aprire i regali facciamo, guardiamo il video di Alessandro Delle Vigne che parla dei regali brutti, perché così imparate tutti una lezione importante, no? Questo è anche una specie di tutorial sui regali che non dovreste mai fare. No, vabbè, scherzo. Per carità. Allora, prima di iniziare il video voglio aprire una parentesi, proprio prima di aprire la parentesi, vabbè, mi sono incartato, tanto ormai io parlo come un pirla, quindi voi lo sapete, ma mi amate per questo. Perché sono un deficiente. Allora, ovviamente questa qui non è un video sponsorizzato, quindi i prodotti che vengono citati, nominati, marche, eccetera, non mi danno un cazzo di niente, quindi ovviamente questo non è un video sponsorizzato, è soltanto un video che volevo fare da un sacco di tempo. Volevo farlo anche l'anno scorso, in realtà, questo video. Avevo provato a cercare un po' di farlo, ma poi non è stato possibile. E poi vorrei anche dire una cosa, che mi scuso per praticamente essere scomparso da YouTube da secoli. Probabilmente hanno chiamato chi l'ha visto, vabbè, in realtà non frega un cazzo a nessuno, se non faccio i video non me li caga nessuno, quindi sicuramente nessuno si è reso conto che non posto da una vita, però se qualcuno in realtà si fosse domandato perché non facevo i video, è perché, ragazzi, vi dico la sincera verità. Allora, appretutto è discorso tempistiche, perché ultimamente, se mi seguite anche sugli altri social, Instagram, Facebook, mi sono buttato un po' a capofitto sulle grafiche, sulle composizioni grafiche, sul photo edit, sto iniziando un po' a usare anche nuovi programmi, nuove cose. Ovviamente sto ancora suonando degli aborti degni di tale nome. Però insomma, diciamo meno aborti di quando è cominciato, sicuro. Quindi un miglioramento piccolo piccolo lo vediamo. E seconda cosa, quindi appunto quello. Seconda cosa, voglio dirvi proprio la sincera verità: non avevo un contenuto decente da portarvi. E sapete qual è la mia filosofia? Se vi devo portare un video brutto, proprio visto che parlo di regali brutti, fare un video brutto proprio giusto per fare un numero, giusto per pubblicare qualcosa, ecco, allora sinceramente io preferisco non fare niente. Preferisco che qua, visto che già i miei video fanno un po' cacare anche quando sono fatti bene, nel senso quando mi ci impegno, se poi non mi ci impegno neanche, cioè, a sto punto veramente mi riprendo mentre sono al bagno e il discorso è lo stesso, no? Detto proprio briciole briciole, papale papale. E quindi finalmente ho avuto ispirazione, perché in realtà avevo ispirazione anche nei giorni precedenti, ma poi quando sono arrivato nel succo del discorso mi sono reso conto che no, non mi piace, non sta venendo come era nella mia testa aveva un senso migliore, e quindi alla fine ho dovuto puttane, ho detto: senti, ti cazzi, non si fa più niente. E quindi torno oggi, dopo secoli, con questo video che invece è, se spero, una bomba. Spero di farvi anche divertire, ecco. Ovviamente questo video prendetelo in maniera scialla, non è una critica a nessuno. Oddio, forse a qualcuno un pochino sarà una critica, perché comunque questo video è anche, appunto, ripeto, un avviso a tutte quelle persone che quando non sanno cosa regalare vanno a regalare. Ecco, le cazzate che vengono menzionate qui, prendetelo come una specie di tutorial dello zio che vi dice: no, 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 non comprate queste cose.
Quindi, visto che appunto il Natale è alle porte, ecco lo special natalizio, regali brutti. Regali che abbiamo tutti ricevuto, che probabilmente abbiamo anche fatto, perché sicuramente qualche volta nella vita abbiamo regalato un regalo brutto, ma non lo sapevamo perché nessuno ovviamente viene da te e ti dice cos'è questa merda, ma probabilmente anche lo pensano, comunque devo dire che ci sto parecchio attento, ma a quello veniamo dopo. Allora, siamo nel periodo natalizio, è iniziata la corsa ai regali, in teoria già da un po', perché comunque la gente ovviamente uno non è che aspetti, penso la sera di Natale ad andare a comprare il regalo, però che succede? Ci sono due categorie di persone. Quelli, tra cui me e il sottoscritto, che sono quelli meticolosi, quelli che proprio, cioè, nel senso devono fare il regalo a quella persona, allora si informano, che so, l'anno scorso gli ho regalato questo, però questa persona mi ha regalato quest'altra cosa, quindi ovviamente, cioè, se io l'anno scorso ti regalo uno Swarovski, per dire, no? E tu mi regali la carta igienica, ecco, non ti aspettare che l'anno dopo io ti regalo di nuovo lo Swarovski, col cazzo, ecco, nel senso, quindi molto meticoloso, molto attento sia a quello che fa ma anche a quello che riceve, perché ovviamente a meno che non si tratti, e questo discorso non vale assolutamente per i miei amici stretti, per i miei bro, perché i miei bro mi adorano, mi fanno regali bellissimi, la mia donna mi fa regali bellissimi, non mi posso assolutamente lamentare di loro. Quindi loro da me non potranno mai ricevere merda perché ovviamente voi mi adorate, vi amo, cazzo. E quindi, però, persone che magari conosco meno, ecco, questo ci tengo a precisare una cosa. E le persone che conosciamo poco, quando noi si deve fare un regalo a una persona che magari è solo un conoscente, un amico di un amico, che proprio non ci abbiamo parlato 2 volte in croce. Si potrebbe cadere nei cliché del regalo brutto, perché giustamente tu dici, io quella persona non la conosco, non ci ho fatto niente, non so i suoi interessi, allora cosa gli regalo? Ecco, anche lì bisogna stare attenti, perché ovviamente la conosci poco, però conoscere poco una persona non vuol dire che dovete entrare in un negozio, accattarvi la prima cosa che trovate a 2 euro e appiccicarglela e tanti auguri, no, perché insomma, comunque. Cioè, certe cose, anche se ci metti tutto il buon impegno, ce l'hanno proprio scritto sopra, faccio cacare, non serve un cazzo. Poi vi farò degli esempi, ovviamente. Quindi, la prima categoria, quindi ci sono i meticolosi, e poi, ovviamente, come ripeto, ci sono la categoria di quelli che, come ho detto prima, entrano nel negozio e prendono la prima cosa che trovano, che danno la priorità al discorso non presentarsi a mani vuote. E io negli anni ho curato, in realtà quando ero piccolo, pur di avere, ero molto più attaccato al discorso regali, e quindi era bello che nessuno si presentasse in casa mia a mani vuote quando ero bambino, perché sennò cazzo, il concetto era i regali. Poi crescendo, invecchiando, avendo maturato un po' di esperienza, ti rendi conto che alla fin fine non è che si, non è, non conta che si presentino con qualcosa, ma che si presentino con qualcosa di valido, che qualche volta, ripeto, sarebbe stato meglio non ricevere niente. E questa cosa si applica ovviamente a tutta la popolazione umana. Quindi, così facendo, ripeto, si cade nell'orribile tunnel del regalo brutto che tutti abbiamo una volta ricevuto, fatto, eccetera, eccetera. Ma cos'è il regalo brutto? Ovviamente il regalo brutto è una cosa anche soggettiva, perché ovviamente ci sono persone che cioè, se a me mi regali certe cose, per me potrebbero essere brutte, per un'altra persona no. Quindi ovviamente il regalo brutto non è una categoria specifica, scritta scientificamente, che vuol dire che quelle cose lì sono brutte per tutti. Ovviamente sono brutte per certe persone sì, certe persone no, come tutte le cose. Comunque, una cosa accurata è che sono il terrore di tutti i Natali. Ogni Natale, quando andiamo ad aprire i regali, abbiamo sempre il terrore di trovare il regalo brutto lì, aspettarceli con il ghigno tipo feroce. Però, ovviamente, il regalo brutto non è un'esclusiva natalizia. Il regalo brutto c'è per il compleanno, c'è quello di qualsiasi evento. Anche se lo inizi a trovare quando hai comprato casa nuova, ti rischi il regalo brutto. Comunque, visto che siamo sotto Natale, ovviamente ci concentreremo sullo special natalizio. Allora, la prima cosa che aggiungo
puntigliosa sopra, è che la categoria peggiore di regali brutti sono i regali brutti illusori, ovvero quando ti si presentano con una bella confezione, tutta bella impacchettata, tutta bella infiuccata, e tu pensi, sostanza, poi vai a vedere, tac, una merda. Ecco, è lì perché mentre scarti, mentre costi, si alza l'aspettativa, no? Si alza l'hype e poi cade, si scioglie come neve al sole. E soltanto madonne accompagnano poi l'esistenza, mostrando tutta la bruttezza e l'amara delusione che solo il momento dello spacchettamento potrà rivelare. Perché è vero che il pensiero conta, ma ripeto, qualche volta, se proprio non sapete cosa fare, non fate niente. Come diceva la mamma di Tamburino sul Bambi, quando non sai che cosa dire, meglio se non dici nulla. Quando non sai cosa regalare, forse a volte è meglio o che non regali nulla o che ti documenti un po'. Quindi, prima di cominciare seriamente, allora vorrei prima di tutto ringraziare tutte le persone che hanno dato la possibilità di realizzare questo video, perché questo video è stato permesso anche grazie prima di tutto alle persone che hanno contribuito, collaborato, facendosi avanti e mettendo a disposizione i loro regali brutti, nel senso che mi hanno scritto, mi hanno contattato, mi hanno fatto sapere qual è il regalo più brutto che almeno una volta nella vita hanno ricevuto, quello proprio degno di nota, perché nei regali brutti sicuramente ne abbiamo ricevuti tanti, ma c'è proprio quello, quello, il must, il brutto dei brutti. E ovviamente poi ringrazio Google perché Google mi ha messo a disposizione la lista dei 10 regali che non dovremmo mai fare. Ovviamente, ripeto, è soggettiva e quella la andremo a analizzare, quindi andrò a dire se secondo me questa lista che Google ha fatto, in realtà non l'ha fatta Google, l'ha fatta una pagina di un blog, però quella che è più papabile che ho trovato, e andremo a analizzare, vedremo se effettivamente questa lista è attendibile o se forse sono stati un po' troppo cattivi. Quindi, ovviamente poi metterò a disposizione anche le mie esperienze di regali brutti, perché regali brutti, ripeto, non ne ho avuti tantissimi, devo essere sincero. Quindi alla fine del video vi racconterò la mia esperienza di regalo brutto. Cioè, perché c'è il regalo quello che rimane un po' deluso e c'è quello proprio che sei tipo, perché? Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo subito questo video. Innanzitutto, per iniziare, saluto Valecase che ha iniziato a partecipare. Allora, la prima persona che mi ha contattato è stata Chiara Grillini. Questi sono quelli che mi hanno contattato su Facebook. Alcuni mi hanno contattato su Facebook, altri mi hanno contattato su altri account. Se per caso mi avete scritto mentre ho già realizzato il video, siete stati menzionati, mi scuso di cuore perché vuol dire che ho ricevuto il messaggio quando ormai ho fatto il video, mi scuso tantissimo per non avervi menzionati, quindi comunque apprezzo tutti quelli che magari mi scriveranno in questo momento perché ancora vedono il post che ho scritto, la richiesta di quale regalo brutto ha avuto per Natale, quindi scusatemi se magari non avete fatto in tempo, ecco, perdono, magari sarà per un'altra volta, perché magari se la cosa piace, tanto i regali brutti ne avremo in tutta la vita, quindi sai quanti video ci possiamo fare. Allora, comunque, torniamo a noi. Chiara Grillini mi scrive su Facebook, intanto saluto Chiara Grillini, un ombrello a pari merito con una felpa della Pickwick, spero di aver pronunciato bene, marchio notoriamente da Tamari degli anni 80-90. Allora, un ombrello, devo dire, allora, innanzitutto dipende, cioè, un ombrello penso che sia un regalo abbastanza scarso, chiunque te lo faccia, anche se te lo fa un regalo, cioè, anche se è un regalo, come dire, fatto. Tipo, non sapevo cosa regalarti perché ti conosco poco. È vero che un ombrello non è un regalo inutile perché metti che piova, poi l'ombrello si rompe, quindi è sempre utile. Però
Però penso che un ombrello non sia proprio un regalo da fare a Natale a una persona. Cioè, già la felpa, magari, a meno che proprio non è tuo stile, cioè come se a me mi regali la felpa delle Barbie, ecco, magari ti sputo in faccia. Quindi capisco anche quello è importante. Ovviamente, quando si regala i vestiti. Bisogna stare molto attenti. Se non si conosce bene i gusti di una persona, è meglio evitare secondo un vestiario. Perché? Perché magari uno si sofferma su cose all'apparenza e pensa che tutto quello che c'è sia lì. Che cosa significa? Esempio. Dato che io sono biologicamente una donna, non è un segreto, ma voglio tranquillamente che mi considerate un uomo, è scritto su tutto il mondo, è scritto su tutti i social che io sono un uomo, però visto che io sono ancora biologicamente donna, finché non legalmente sui documenti non apparirà il contrario, molte persone potrebbero essere tentate a dire, ah, ok, una ragazza, regalami una borsa. Regalarmi un vestito, regalarmi qualcosa, magari col dire, sai, magari te lo metti per una bella occasione. Non pensando che prima di tutto quel vestito, quella borsa mi potrebbe anche ferire, perché tipo, sì, ma cazzo, io sono un uomo, cioè, ferire la mia natura, il mio voler essere un uomo, cioè, magari non con intenzione, perché magari se una persona non lo sa. Ovviamente non lo fa con cattiveria e poi cadere sul regalo inutile perché quel vestito, quella borsa o lo regala a qualcun altro o non sarà mai utilizzato e poi col tempo potrebbe finire anche al mercato dell'usato, insomma, ecco. Quindi quando non si conosce bene una persona e non si è meglio stare attenti, ecco, onde evitare regali del cavolo. Quindi o a meno che non andate a parlare con qualcuno che conosce quella persona e vi può indicare vestiti, borse, eccetera, eccetera, non le azzarderei. Vestiti si possono fare se già conosci bene quella persona. Se io conosco bene una mia amica, so che ha uno stile goth, punk, ecco, allora posso regalargli qualcosa da emp che secondo me le starebbe bene, perché comunque il genere è quello, quindi non è tanto impossibile che io. Non azzecchi, posso fare un azzardo, però se non conosco quella persona e non l'ho mai vista, la vedo soltanto mentre è al lavoro, non posso andare a regalargli un qualcosa di casual perché la vedo solo mentre lavoro. Che ne so che mentre, quando esce poi non è tutta gotica, non è tutta punk, non è tutta emo o quel che mi pare. Quindi insomma, consiglio spassionato, state attenti a regalare vestiti, eccetera, eccetera, scarpe, tutte queste cose qui. Poi, la seconda persona è Rosaria Falcone. Ciao Rosaria. Rosaria ci dice: il regalo brutto che ha ricevuto è una sciarpa color maiale. Non rosa, proprio color maiale. Non sapevo che esiste lo sciarpa color maiale. Più che il regalo in sé, sono state la situazione e la persona a rendermelo ancora più orribile. Ecco, questo è peggio ancora. Rosaria ha toccato una categoria di regalo brutto bellissima. Quando oltre il regalo brutto fa proprio schifo anche chi te lo regala, nel senso che già ci sono i regali brutti, no? Se poi per qualche strano arcano motivo il regalo te lo fa qualcuno che ti sta pure sul capolo, ecco, sul cappero, e la cosa si amplifica. Cioè a quel punto diventa un regalo brutto evoluto, no? Tipo il regalo brutto Super Saiyan di quarto livello. Non lo so, scegliete voi quale evoluzione Pokémon Digimon scegliere. Insomma, praticamente diventa una cosa super brutta. E a quel punto veramente si tocca il limite delle bestemmie. E voi direte, no, ma ti è mai capitato? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, praticamente io ho una parente che vedo pochissimo. Non è che mi sta antipatica, però insomma,
diciamo che non c'è tutta questa confidenza più che altro, quindi non fa parte delle persone che mi stanno sul cazzo, per carità, però è una persona che secondo me non si impegna quando fa i regali, quindi non è una critica tanto perché mi sta sul cazzo, ma perché secondo me non si impegna, fa i regali proprio con disinteresse al massimo. Perché dico questo? Perché ogni anno, cioè, sono 2 o 3 anni che per Natale porta qualcosa e quindi di conseguenza io poi sono costretto a fare altrettanto perché giustamente sai com'è, se te lo fa poi ti senti anche un po' in dovere a farglielo. E cioè, l'anno scorso, cioè il primo anno che mi ha fatto, beh, ha iniziato a farmi regali, ovviamente sa che io mi definisco più uomo, eccetera, eccetera, quindi ovviamente almeno ha fatto un regalo indicato per uomini. Peccato che il primo anno mi ha regalato, avete presente quei kit, no, dove ci sono, che so, lo spray piccolino, tipo profumo, lo spray piccolino di cavolo si chiama? Oddio, non mi viene. Non mi viene, se mi torna ve lo dico, adesso è morto nei meandri. E poi il doccia gel piccolino, no? Quei kit che trovi da Ticotà, trovi in qualsiasi coso, negozio, eccetera. Quindi un anno quello e va bene. Ovviamente, ripeto, dato che la confidenza è poca, non mi aspetto certo che tu mi regali un action figure o un cosplay, insomma. Però almeno apprezzo che tu hai fatto bene e non mi hai regalato qualcosa di estremamente da donna. Grazie. Il secondo anno, ovviamente, io, quindi il primo anno lei mi ha fatto questo e io gli ho regalato un libro di cucina perché so che gli piace tanto cucinare, quindi ho preso un bel libro di cucina. E regalo molto apprezzato, tra l'altro. Quest'anno è ovviamente, come dire, quest'anno poi, giustamente, tu dici, l'anno scorso ho fatto il libro di cucina, non è che gli posso fare di nuovo il libro di cucina. Allora, visto che si trucca un minimo, ho preso una palette che ho trovato scontata e l'ho presa e gli ho regalato quella. Bellina, ho preso bella palette, comunque non di marca, quindi non è che ovviamente è una palette che è costata 50 euro. Però che è costata una decina di euro, quindi comunque non era una merda di palette, ovviamente, e pensavo che, giustamente, dico, beh, l'anno scorso mi hai regalato il kit, quest'anno mi regalerai qualcosa di diverso, no? Penso, cioè, non penso che 2 anni di fila mi fai lo stesso regalo. Porca troia, sì. Porca troia, quest'anno si è di nuovo presentata con lo stesso cazzo di kit. Cambia la fragranza, ma era lo stesso, la stessa marca, la stessa confezione, tutto. Cioè, Madonna mia, la fantasia. Quindi è vero che mi conosci, cioè, mi conosci, sì, non è che non mi conosci, però che la confidenza è quella, non è che tutti i giorni andiamo a mangiare insieme, però, Dio mio, cioè, sarebbe stato come io ti avessi fatto lo stesso identico libro di cucina, solo che l'anno scorso ho regalato come cucinare i crostini, quest'anno ti regalo come cucinare la pasta. Però sempre quello, cioè uno ti viene da dire, sì, ma io ho altre doti oltre il cucinare. Ecco, io, è vero che, cioè, è vero che io mi devo lavare, per carità. Ecco, era il deodorante, la parola che cercavo prima. Il deodorante. È vero che io mi devo lavare, non devo puzzare, mentre sto a negozio, a maggior ragione adesso che c'è il Covid e bisogna anche pulirsi di più. Però, cazzo, oltre a lavarmi nella vita faccio anche altro, no? Che poi, tra l'altro, visto che questa persona, cioè, visto che questa persona comunque, cioè, dice di conoscermi, mi fa, vedi, io li conosco bene i tuoi gusti. E no, cazzo, perché se tu conoscessi bene i miei gusti, sapresti che mi piacciono anche tante altre cose. Cioè, boh, regalami una felpa, anche se mi regali una felpa monocolore, boh, tutta nera, tutta blu. Mi fa sempre comodo perché ci vado a lavorare, quindi, insomma, non è che mi devi regalare per forza, ripeto, la cosa che è proprio più bramo al mondo. E neanche mi devi venire a chiedere che cosa vuoi che mi cosa vuoi, cosa ti devo regalare, insomma, ecco, per carità. Quindi questo non è che fa parte della categoria persone che ti stanno sul cazzo, che ti regalano un regalo brutto, però fa parte della categoria persone che, ripeto prima,
comprano proprio la prima cosa che trovano davanti. E sinceramente ti scoccia perché uno dice sì, ok, però io mi ci sono impegnato, non è che sono andato a comprare la prima cazzata che proprio ho trovato, cioè, mi ci sono messo un attimo lì a pensare, potevi fare altrettanto anche te. Ora voglio vedere se l'anno prossimo mi ricapita che mi rifà il regalo. Voglio vedere, porcaccia troia, se pure il Natale del 2022 mi prendo il kit. Vi giuro che se anche l'anno prossimo mi fa lo stesso regalo, cioè veramente. Cioè, vi farei la foto di tutti e tre i kit insieme. Non lo posso fare perché comunque li uso, perché tra me e mio padre li usiamo, perché insomma, tutti e tre, perché qualche volta sono delle fragranze anche un po' che fanno un po' cacare, quindi. Però insomma. Dio mio, le Madonne grosse, tante. Ok, andiamo avanti. Quindi, nel caso è poi la sciarpa, mamma mia, la sciarpa è un must di regalo brutto natalizio. Ciao Gianni, la sciarpa è un must di regalo natalizio brutto, veramente tanto. Allora, che per carità, la sciarpa in sé non è un regalo inutile, perché comunque la sciarpa è sicuramente un regalo utile perché d'inverno fa freddo, la usi anche lì. Bisogna stare attenti a che sciarpa compri, perché se a me mi regali una sciarpina rosa glitterata, ecco, io prendo la sciarpa, te la metto intorno al collo e ti strangolo, che lo strangolatore di lei che sciorlevate proprio. Quindi insomma, però devo dire che regalare una sciarpa color maiale, insomma, un po' discutibile, ecco, povera Rosaria. Ringraziamo Rosaria per aver partecipato al nostro sondaggio. Andiamo avanti con Stefano Severi, che saluto. Stefano, tra l'altro, è cugino di mio padre, quindi must un parente che partecipa a questo video. Mai successo. Mai successo, signori. Allora, Stefano Severi dice: un maglione non mi piaceva, ma io dissi mi piace. Ecco, ovviamente Stefano ha perfettamente calcato il discorso che ho detto all'inizio. Quando riceviamo un regalo brutto, anche se la delusione è forte, anche se vorresti tirargli letteralmente il pacco in testa, comunque no, non lo fai perché non puoi. Ecco, come io prima, quando ho ricevuto quest'anno il regalo uguale, identico a quello dell'anno scorso, dalla stessa medesima persona che cambiava solo la fragranza, ecco, devo dire che c'era la scatola aperta, la busta aperta, io stavo così. Ora io ho gli occhiali, non potete vedere la mia delusione, ma io ero tipo. E quindi diciamo non lo puoi fare. Bello l'occhio turco, sì, è la manina di Fatima. Manina di Fatima, se interessa, questa è in vendita. Se qualcuno sotto Natale vuole regalarla a qualcuno, sappiate che è in vendita. La sto pubblicizzando. Questo è l'unico sponsor che faccio oggi, perché è il mio, mi autosponsorizzo. Quindi ovviamente, ripeto, allora il maglione, anche il maglione fa parte sempre della categoria dei regali brutti, insieme alle sciarpe, i pigiami, ci sono anche i maglioni. Io devo dire che i maglioni mi piacciono, però ovviamente dipende che maglione è, tipo questo maglione mi è stato regalato da Emp un bel po' di anni fa e lo adoro, è del 2018 penso, questo lo adoro. E mi piace tanto, ovviamente, ripeto, dipende che maglione è. Se mi regali un maglione di quella lana che dà un sacco fastidio, oppure mi regali un maglione di un colore che fa piangere, ecco. Quindi ripeto, anche lì dipende molto dalla situazione, come vedremo poi. Poi Federica Gian Giacomi, che saluto la nostra cara Federica, fantastica Fede. Allora, Fede dice: ora che ci penso, ho apprezzato il gesto, il tempo perso per farlo e la buona volontà, ma non ho apprezzato alcune cose che ha fatto a mano un mio amico. Avrei preferito qualcos'altro, sinceramente. Allora, tossisco perché so di cosa si tratta. Federica è una mia carissima amica, quindi qui posso dirlo, ero presente quando ciò è accaduto e purtroppo non posso dare torto a Federica. Allora, i regali fatti a mano. I regali fatti a mano sono un'iniziativa bellissima,
Bella perché oltre il discorso del valore dell'oggetto c'è proprio il tempo perso, c'è proprio l'impegno, quindi i regali fatti a mano sono molto molto belli se sai farli. Io non faccio regali fatti a mano perché ho la manualità su alcune cose di un bradipo schiacciato da un'auto su un'autostrada del Canada. Così, tanto per. Quindi, visto questo, evito proprio a prescindere di farli, cioè non mi metto a fare regalini fatti a mano o commissioni di nessun genere, anzi, semmai è più facile che sono io che commissiono gli altri. Quindi, se ti prendi la briga di fare un regalo fatto a mano, perché magari giustamente c'è risparmio, che poi non è vero. Non è vero, non pensate che facendo regali fatti a mano si risparmia, perché se fate regali fatti a mano, li fate bene, li fate d'artigianato, vi buttate a perdere tempo, comunque sia se dovete comprare dei buoni materiali spenderete quanto a comprare qualcosa. Quindi quando parecchi hanno la convinzione di risparmiare, ma non è sempre detto, dipende ovviamente di che cosa si tratta. Rispondiamo al messaggio. Andate su Shein, c'è un sacco di cose da regalare. Assolutamente sì. Poi parleremo anche dei miei consigli su dove fare acquisti, ovviamente. Quindi, poi Sara Gammella, la mia bellissima moglie, mi dice pandorino da 3 euro. Allora, il pandorino, se me l'avessero regalato da bambino, avrei sputato in faccia. Adesso crescendo, apprezzo più anche i regali mangiare, cosa che da bambino non facevo, però allora il pandorino in sé è anche buono, buono il pandoro, quindi come se regali cioccolatini, se mi regalate una scatola di cioccolati di praline assortite, sapete che non vi ne metterò mai nella lista dei regali brutti. Comunque il pandorino in sé è anche è un regalino bellino, cioè buono il pandorino. Però a sto punto, secondo me, se proprio devi regalare il pandoro, invece che spendere 3 euro per fare il pandorino, vai al supermercato, comprati un pandoro da 1,50 euro da quelli grossi e fai meglio, secondo me. Cioè, se proprio devi regalare un pandoro, almeno regala un pandoro grosso, così almeno ci mangi di più e fai più contento la persona, secondo me. Diventa un regalo un po' scarso, ma almeno meno brutto, secondo me. Poi veniamo a Stefania Milla, che è l'amica di Saruccia Bella. Quindi, allora, il regalo più brutto che ha ricevuto è stato una bambola enorme e inquietante che avevo dietro la porta da 15 anni. Sul pacchetto c'era scritto, appunto, beh, qui dice, racconta la sua esperienza, che siccome secondo Babbo Natale era stata cattiva, il regalo che voleva l'ha ricevuto sua sorella Chiara e lei ha ricevuto la bambola inquietante. Come ti capisco? Allora, io non ho ricevuto bambole inquietanti perché sono stato cattivo. Non le ho ricevute, ma mi ricordo che quando avevo tipo 3-4 anni, senza che avessi assolutamente chiesto nulla, perché a 3-4 anni non sai scrivere, cioè, non so se bambini ora, ma io 3-4 anni non avevo ovviamente la facoltà di andare ai miei genitori e dire: senti, io per Natale voglio questa cosa. I miei genitori ovviamente mi facevano un regalo basandosi su quello che era più consono a una persona di 3 anni di sesso femminile. E si ritorna al discorso di non fermarsi alle apparenze, Cristo. E mi hanno regalato il Cicciobello. Quello che evitava il ciuccio e piangeva. Si parla del 2000-2003, cioè Dio santo, io non ci ho mai giocato, non me ne è mai fregato una beata minchia di Cicciobello. Praticamente ha passato la vita Cicciobello a stare su un angolo della casa seduto a guardare. Così, è tipo, perché esisto? Non ho mai cacato di striscio, non ci ho mai giocato, non ho mai avuto l'istinto di andare lì a giocare con Cicciobello.
tranne quando non venivano amici a giocare, che si giocava alla famiglia, allora facevo il babbo, perché sì, io facevo il babbo, quindi fin dalla più tenera età era già chiaro che io volevo avere il batacchio. E allora sì, allora il Cicciobello veniva un po' risumato, però insomma dire che è proprio stato un gioco per cui ci sono morto dietro, che quando l'ho visto mi sono messo a urlare, Cicciobello! No, non è assolutamente vero. L'unica bambola per cui potrei urlare se la ricevo è la bambola di Chucky, per due motivi. Punto primo, perché so che così se qualcuno mi dovesse ammazzare avrei una bambola su cui trasferire la mia anima tramite un rito voodoo. Seconda cosa, perché dato che si tratta della bambola di Chucky, metti che già ci sia l'anima di Chucky, potrei trovarmi morto senza sapere com'è successo. Quindi, se volete ridere, regalate la bambola di Chucky a dei bambini, al posto del Cicciobello. Ne state sintonizzati per altri consigli brutti per le feste di Natale. Il Pandora gioiello, ecco, il Pandora gioiello è un bel regalo, ovviamente ci vuole le tasche per fare il Pandora, perché sto per dire, per fare il Pandoro ci vuole le tasche, non so più parlare, signori. Quindi queste sono le persone che hanno partecipato alla nostra lista cioè dei regali brutti che hanno ricevuto. Li saluto tutti di nuovo, grazie, grazie, molto gentili. Scusatemi, si stanno allargando gli occhiali, mi si stanno distruggendo questi poveri occhiali. E niente, veniamo invece alla seconda parte del nostro video, ovvero la lista dei 10 regali che secondo il blog di Live Unici CT non dovresti fare assolutamente, o che comunque hai ricevuto una volta nella vita e avresti voluto fucilare qualcuno. Allora, al primo posto, ora non so se questa lista è stata messa in ordine dal più brutto al meno brutto, non lo so. Dipenderà ovviamente, ripeto, da soggetto personale. Primo punto, biancheria intima scomoda. Come dicevo prima, quando ho detto che regalare vestiti è un azzardo perché magari non conosci i gusti di quella persona e puoi cadere nel regalo brutto, anche l'intimo è la stessa cosa, perché magari regalare l'intimo a una persona che conosci poco, potresti magari pensare che quella persona sia tipa da un certo tipo di abbigliamento, magari invece non lo è. Quindi penso che l'intimo o l'abbigliamento intimo sia qualcosa che magari non dico meglio comprarsi da solo, però insomma o chiedi qualche indicazione oppure meglio sta fermi. Secondo me. Per evitare appunto di finire per regalare o in mutande della nonna oppure andare a regalare qualcosa di troppo osé, magari la persona indicata è una sua declausura, quindi insomma ecco, diciamo, oppure regalare un reggiseno super sgargiante o della misura sbagliata. A proposito di misure sbagliate, ci tengo a citare uno special extra che l'ho voluto mettere di proposito qui perché adesso si va a parlare di regali non fare sbagliati. Antonino Sergi mi ha scritto stamattina, mi ha raccontato la sua esperienza, mi ha detto che a lui è capitato di ricevere un vestito, cioè quindi penso, dato che è un maschio, non penso che abbia regalato letteralmente un vestito, penso sia stata una maglia, una felpa, non lo so. Due taglie in meno della sua, che ovviamente non gli entrava. Beh, sai, grazie al cazzo, non penso ovvio che ti entrava, cioè è come se a me mi regali una XS, ma non mi entra manco domattina, probabilmente. Io infatti preferisco che se mi regalano abbigliamento o felpe, preferisco sempre che sia una taglia in più, perché non mi piace l'effetto proprio mettere in risalto curve super aderenti. Due, preferisco che sia più oversize, sinceramente. Quindi per questo motivo, ecco, bisogna stare molto attenti vestiti e abbigliamento, perché si rischia magari di sbagliare anche le taglie, si fanno figure di merda. Perché, cioè, ad esempio, a me una volta mi è capitato di entrare in un negozio da Arezzo dove ho comprato la salopette per fare i sciacchi, e mentre ero lì ho chiesto una 46 e la commessa mi ha guardato così, no? E mi fa: tesoro, ma tu
Ma dai, tu non sei da 46, ma tu sei magro, cioè tu c'hai la 42, la 44 il massimo. E io, sì, per gamba, cioè io... Cioè, a parte il fatto che ora non è che io mi reputi una balena, però a me la 42 non mi entra. Poi ovvio che dipende da pantaloni, ovvio che se prende una... dipende se sono pantaloni larghi, se sono della tuta, se sono molto stretti. Però, ad esempio... Dato che la salopette è abbastanza aderente, cioè sapevo che una 42 non mi stava manco per il cazzo. E poi trovo assolutamente fuori luogo venirmi a dire, ma tu sei male, cioè dai, tu sei da 42, ma che ne sai, ma magari mi sento a disagio, magari preferisco che sia più grande. Se ti dico dammi una 44, dammi una 44 a prescindere e non rompermi le scatole, sinceramente, cioè, voglio dire, cioè, si fa prima. Sinceramente, poi ovviamente al secondo posto ci sono i presepi, anche lì è un discorso abbastanza discutibile, perché ovviamente il presepe se fatto a mano, se artigianale, è anche un bel regalo, ovviamente dipende perché se fai un regalo, se regali un presepe a un non credente, allora lì sei un po' deficiente, hai fatto pure la rima. Poi vabbè, ci sono le tovaglie natalizie per il corredo, regalare una tovaglia natalizia. Anche lì in linea, ma magari non è proprio il regalo migliore del mondo. Le calze sono sempre utili, l'importante è anche lì stare attenti al materiale. Secondo me le calze possono essere anche un regalo utile, dipende ovviamente da chi le fai, come le fai, però non rega se regalate le calze di un materiale scadente, poi se ve le infilano in bocca per strozzarvi, ci sta. Poi ci sono i sali da bagno. Ovviamente anche quelli, classico. Libri generali, ecco, libri, anche lì bisogna stare attenti perché magari o consigli un libro, quindi fai un regalo per consigliare un libro che secondo te potrebbe piacere, potresti azzardare, se no, se non conosci molto bene i gusti di quella persona in campo di lettura, anche lì è meglio evitare. Poi soprammobili li eviterei perché prendono un sacco di polvere, poi c'è da pulirli e ti rompi il cazzo, quindi quelli non li comprate. Il profumo anche lì è un azzardo perché magari non becchi la fragranza che gli piace, quindi anche i profumi se non sapete bene evitate di regalarli. Poi ci sono le candele, che le candele apparentemente sono un regalo, attualmente secondo me inutile. Possono tornare bene se ti va via la luce, la corrente, però insomma, diciamo che speri sempre che non ti vada via, quindi speri sempre di non doverlo usare. A meno che tu non voglia dare fuoco alla persona che te l'ha regalata, ma quella è un'altra storia. Poi, numero 10, guanti sciarpe, detto prima, sono il must, anche lì dipende come li regali, quando li regali, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudo questo bellissimo video raccontandovi velocemente la mia esperienza. Il regalo più brutto che io ho ricevuto per Natale è stato da una persona che conoscevo poco, era amica di un'amica, quindi un'amica, cioè anche se comunque c'era già un po' più di confidenza, quindi speravo in un regalo migliore. Comunque il regalo brutto in questione è stato che mi è stato regalato una bottiglietta di vetro, quelle che versano l'olio, quelle che si mettono in tavola, e l'ho ricevuta per non Natale ma per il compleanno. Ma comunque tanto lo faccio il mese dopo di Natale, quindi insomma siamo sempre sotto le feste. E devo dire che è stato veramente, penso, il regalo più brutto e più inutile che abbia ricevuto, perché sinceramente, spiegatemi cosa cacchio me ne faccio io, persona di 22 anni, quando l'ho ricevuto. Persona di 22 anni, 23 non mi ricordo quanti anni avevo quando ho regalato, cosa mi faccio di una cosa per versare l'olio? Cioè, per carità, è utile, mia nonna ha ringraziato tantissimo perché è utile in casa, però ovviamente non penso che sia il regalo per presentarti da un tuo amico che finisce gli anni. Ecco, piuttosto, ecco, regalami un paio di calzini anche monocolore, almeno forse li usavo di più del coso per l'olio, almeno li usavo io, cioè perché se fai un regalo di compleanno devi fare un regalo che usi quella persona, cioè se mi regali il coso per l'olio,
Cioè, che faccio? Me lo tengo in cameretta, poi il giorno quando devo andare a mangiare lo porto giù, ci metto l'olio. Del tipo, vi servo l'olio con il mio apposito cosettino che mi è stato regalato? Assolutamente no. Quindi, quello lì è secondo me stato il must più discutibile. Quello ha battuto anche il kit uguale di quest'anno. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ovviamente iscrivetevi, mettete mi piace, fate tutto quello, seguitemi sui social. E noi ci vediamo non so quando, sicuramente spero presto, spero di non sparire per altri mesi. E vi mando un bacio, vi auguro buone feste, buon Natale e spero di rivedervi presto e con nuovi progetti. Qui sto lavorando, quindi restate sintonizzati e spero di far uscire presto qualcos'altro, di non farvi stare a aspettarmi per altri mesi come faccio di solito. Ciao!